ragazzi, bentornati su Fumetti Senza Paura, oppure benvenuti se è la prima volta che visitate il canale. Video che attendevate, perché ovviamente me l'avete richiesto soprattutto su Instagram. Vi lascio in descrizione qui sotto la pagina Instagram per potermi seguire molto più facilmente, ragazzi, dove interagisco molto volentieri con voi. Mi avete chiesto in tantissimi la recensione del nuovo Dylan, cosa ne pensavo del nuovo numero di Dylan. Beh, siamo qui, ragazzi, per recensire, o comunque anzi recensire no, parlarvi del numero 402 Dylan Dog, Il Tramonto Rosso, con una copertina. Mi comincerei proprio dalla copertina di Gigi Cavenago, ragazzi, è una bomba atomica. Guardate qua proprio tutta la costruzione della copertina. Forse l'unica cosa è il logo, che con questo arancione evidenziatore fluo insomma stona un pochettino, però a me non dispiace comunque come effetto sulla copertina. Soggetto e sceneggiatura della seconda storia del ciclo 666 ad opera di Roberto Recchioni, come le restanti quattro storie. Disegni di Corrado Roy, Francesco Dossena e Nicola Mari. Allora, prima cosa da dire su questo Dylan Dog è il fatto che secondo me tutti dovreste leggere l'editoriale di Recchioni, quello che vedete qua, ovviamente il Dylan Dog Horror Club. Questo perché Recchioni ci dà delle informazioni molto interessanti riguardo questo nuovo ciclo. Innanzitutto abbiamo un riassunto della puntata precedente, riassunto che ci serve perché questo Dylan Dog, come sapete, questo ciclo 666 è molto più legato in continuity rispetto ad un ciclo come quello della Meteora, che aveva sostanzialmente un punto in comune su tutti e 12 gli albi, ma che effettivamente non era in continuity, era una continuity un pochettino più blanda, per capirci. Questo ciclo 666 invece ha una continuity molto serrata. Infatti finisce la storia che abbiamo visto nel numero 401, dove vediamo Sibyl tornare da Dylan e sostanzialmente far riaccadere le cose che in parte sono successe nel numero 1 di Dylan Dog. E da qua, infatti, proprio da quello che è successo nel 401 si riparte. Attenzione ragazzi, per tutti quelli che stanno vedendo questo video senza aver letto il numero 401 di Dylan Dog, sappiate che do per scontato il fatto che voi abbiate letto il 401, perché sennò il 402 non ci avreste capito una beneamata mazza. Anche perché, voglio dire, sono accadute delle cose sconvolgenti alla fine del numero 401 che mi hanno lasciato a bocca aperta e mi hanno proprio fatto venire voglia di leggere questo 402. Parlo principalmente del rapporto fra Dylan Dog e Block, che non è più il rapporto padre-figlio che abbiamo visto nei vecchi volumi della serie classica, però in maniera tra virgolette un pochettino platonica, ma un rapporto reale di padre e figlio, che viene sviscerato ancora di più all'interno di questo numero 402, dove veniamo a scoprire appunto che i due sono padre e figlio, ma Dylan è stato adottato da Block già in età adulta. Ci sono un sacco di citazioni all'interno di questo Dylan, e ovviamente strano, non ci sono mai, perché Recchioni non gli piace mettere le citazioni, no? Però a me francamente questo modo di scrivere piace, sinceramente le ho apprezzate tantissimo. Una citazione in particolare riguardo a quello che vi stavo dicendo è il numero 364, ovvero Gli Anni Selvaggi. Questa storia, scritta dalla Barbara Baraldi con i disegni di Nicola Mari, che troviamo anche all'interno di Dylan Dog 402, mi piacque veramente un sacco. Andava a scavare un pochettino in un passato che ai tempi si pensava alternativo di Dylan, ma che in realtà adesso è un passato canonico di questo Dylan, diciamo molto sulla scia punk, molto fuori di testa, molto londinese, perché comunque ci sta, voglio dire, molto londinese, perché in quegli anni sostanzialmente quello accadeva a Londra, la scena punk esplodeva, la scena rock e tutto il resto. Quindi mi era piaciuto veramente un sacco, e c'è un richiamo all'interno proprio del numero 402. Come vi dicevo, la storia riprende da dove si era interrotta. All'inizio vediamo Rania e Carpenter discutere su quanto appena accaduto, e poi vediamo Dylan rimuginare un pochettino sul suo passato, raccontare a Sibyl qualche scorcio del passato prima dell'adozione di Block, e poi arriva il momento di Francesco Dossena con i suoi disegni, che ci racconta il passato di Dylan. Qui abbiamo proprio il richiamo a Francesco della morte, del film della morte, dell'amore,
E questa cosa mi fa pensare ancora di più al fatto che quello che stiamo vedendo di Dylan non è un remake passo passo dei primi sei numeri di Dylan Dog, ma è proprio tutto il primo anno di vita dell'indagatore dell'incubo e di come si è costruito prima di arrivare al personaggio che più o meno tutti conosciamo. Infatti vediamo che all'interno di queste storie è ancora un alcolista, vediamo appunto all'inizio dove ci viene raccontato il suo passato da guardiano del cimitero che fuma, ragazzi, guardate qua, lo vediamo che fuma. Insomma, a me sta piacendo tantissimo, mi stanno piacendo tantissimo queste trovate di Recchioni. L'unica cosa sulla quale non mi trovano d'accordo molti fan di Dylan Dog è il fatto che non gli piace questo suo cinismo. Allora, io mi sono andato a vedere anche a leggere alcune storie vecchie, perché comunque, nonostante io abbia letto Dylan Dog per tanto tempo, non sono un lettore dagli anni 80, non ero neanche nato. Ho recuperato tante storie, ne ho lette parecchie, però non le ho tutte 400, ok? Posso assicurarvi che i primi 100 numeri tanto osannati, anzi diciamo i primi 20 numeri, i propri primi numeri di Dylan Dog non era così tanto, insomma, paladino della giustizia buono, era anche abbastanza cinico, se così vogliamo dire, ok? E oltretutto, un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso, molti hanno criticato la presentazione che ha fatto Recchioni di Dylan Dog e di come si è presentato all'interno del numero 401, facendo l'eccitazione a James Bond, dicendo mi chiamo Dog, Dylan Dog. In realtà nel numero 1 si presenta allo stesso modo, quindi io mi chiedo se realmente molte persone che criticano la nuova gestione di Recchioni abbiano realmente letto i primi 100 numeri, perché continuando a muovere critiche del genere mi fa fatica pensarlo, ok? Mi fa molta fatica. Però, tornando a parlare sempre di quei primi numeri, c'è un'altra citazione all'interno di questo Dylan di un personaggio che è apparso all'interno di quest'albo, che è un capolavoro, lo consiglio a tutti, ragazzi, probabilmente una delle mie storie preferite di Dylan Dog, ovvero il numero 43, Storia di Nessuno. Questo personaggio, ovvero Nessuno, fa da ponte all'interno della storia. Fa da ponte perché noi ci ritroviamo esattamente Xabaras alla fine di questa storia, che va verso un galeone dentro una grotta. All'interno del numero 402, ragazzi, eccolo qua, abbiamo il galeone, abbiamo Nessuno e abbiamo Xabaras all'interno del galeone. Xabaras dice una cosa molto 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 interessante, ovvero Dylan gli chiede: questa voce l'ho già sentita più volte, noi ci conosciamo, non è vero? Oh sì, da molti anni e infiniti universi. Io e lei siamo legati indissolubilmente, signor Dog. Questo mi fa pensare che realmente ci troviamo di fronte forse a una sorta di plot narrativo come Crisi sulle Terre Infinite, dove vediamo gli universi che una volta collisi, anzi più che su Crisi sulle Terre Infinite è proprio Secret Wars della Marvel, dove vediamo appunto i due universi che ai tempi collidero e l'universo Ultimate andò a coesistere con l'universo della Terra principale Marvel, diciamo intersecando i personaggi. A quel punto ci siamo ritrovati Miles Morales all'interno di New York, che si stabilizza proprio a Brooklyn, mentre Peter Parker continuava il suo lavoro di Spider-Man per quanto riguarda New York, cosa che prima invece era separato, un po' come Della Morte e dell'Amore, Dylan Dog, insomma tutte queste incarnazioni del nostro Dylan. Non mi stupirei se alla fine di questo ciclo 666 ci ritrovassimo di fronte a, non lo so, 6 Dylan diversi, 4 Dylan diversi che insieme, insomma, si uniscono per combattere magari Xabaras. Insomma, non mi stupirei, perché potrebbe essere una delle varie chiavi di lettura il fatto di avere molti universi diversi che sono collisi con l'arrivo della meteora e che sostanzialmente si creerà quella sorta di multiverso del quale in Bonelli bene o male abbiamo già sentito parlare, tipo Batman e Dylan Dog, i vari crossover, insomma c'è questa, sento questo odore. Poi mi potrò sbagliare, solo ovviamente dopo giugno potrò dare la mia personale opinione avendo letto proprio la fine sostanzialmente di questi sei numeri. Non vi dico altro perché vi ho già detto tra l'altro un sacco di cose, vi invito ad andare a leggere Il Tramonto Rosso, anche perché secondo me
me Ricchioni sa scrivere bene, e lo sta dimostrando ogni volta che io apro un albo di Dylan Dog. Altra cosa, all'interno di questo Dylan succede una cosa identica a quella che succede nel numero 1. Parlo del finale del numero 1 di Dylan. Il problema è che nel numero 1 di Dylan finiva in un modo e c'era sostanzialmente questa sorta di onirico che giustificava quello che era accaduto e il fatto che Dylan non avesse conseguenze riguardo quell'azione. Qui invece il fattore onirico non c'è. Dylan combina quella cosa, fa quella cosa e, vista la continuity, mi aspetto che questa cosa abbia delle conseguenze più avanti, perché se così non fosse avremmo realmente un grandissimo buco di trama. Ovviamente non vi faccio spoiler, però chi ha letto sa di che cosa sto parlando, perché Dylan ammazza una persona, non vi dico chi, però se avete letto il numero 1 sapete di chi sto parlando. Parliamo dei disegni. Corrado Roy, ragazzi, in stato di grazia, neanche a dirlo, c'è poco da fare. Questo Corrado Roy è qualcosa di allucinante, allucinante. Ogni Dylan che sto leggendo in questi mesi è qualcosa di allucinante. Guardate qua che bomba il tratto di Corrado Roy. Guardate questo Dylan, cioè è veramente pazzesco. Francesco Dossena mi è piaciuto, mi ha ricordato vagamente il tratto di GP, se devo essere sincero, però non mi è affatto dispiaciuto. Molto belle le sue atmosfere, molto molto fini, se così si può dire, un tratto molto molto fine, non mi ha affatto dispiaciuto. E poi abbiamo sul finale Nicola Mari, che vabbè, cosa gli vuoi dire a Nicola Mari? È qualcosa di assolutamente allucinante. A me Nicola Mari piace tantissimo, tra l'altro stesso disegnatore dell'albo che vi ho citato prima, ovvero Gli Anni Selvaggi. Detto questo, io vi ho detto tutto quello che c'era da dire per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la mia opinione personale di questo nuovo Dylan Dog. Aspetto i vostri commenti qui sotto nello spazio commenti. Mi raccomando, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video che farò da qui a molto più avanti. Niente panico per il coronavirus, ragazzi, è tutto a posto, state tranquilli, passerà, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella lì!